che mi frega a me della resistenza? Oggi ho preso 1,5. Sì, proprio 1,5 come voto intendo. Il proprio ha consegnato la verifica, ma prima ha detto a tutta la classe. Allora ragazzi, abbiamo un nuovo record. Il nostro Luca ha stabilito il primato del... No, non è detto. Forse è... Ha stabilito il primato del voto peggiore della storia. Poi mi ha guardato e si è messo a ridere. Anche alcuni dei miei compagni ridevano, non tutti devo dire. Però un paio si sono girati guardandomi con uno sguardo di compassione. 1,5. Un voto che nemmeno prendendo 12 nella prossima verifica riuscirò a recuperare. Perché tutto così buono? Perché tutto ha un così buon sapore? Sono grassa, grassissima, una botte. I miei amici dicono che non è vero, mi dicono: ma guardate lo specchio, sei magro un chiodo, ma quando lo faccio davvero, lo specchio mi rimanda l'immagine di una cicciona disgustosa. Perché mangio cose schifose, mangio trash food, e poi vado in bagno, mi ficco 2 litri in gola e vomito per 2 o 3 volte al giorno, ma continuo a ingrassare, sono un ammasso di lato, mi faccio schifo. Via Manzoni 32, dove cazzo resta Via Manzoni? Non è mica una trasversale di Via Dante per caso? E allora quel deficiente non poteva darmi insieme le pizze da consegnare in Via Dante e quelle da portare in Via Manzoni senza farmi fare avanti e indietro? Anche il navigatore si è bloccato, come faccio ad arrivare in tempo? Corro come un pazzo per tutta la città, consegna di qua e cliente che si lamenta, consegna di là e lo spinoccio che non ti dà la mancia, quello che voleva la capricciosa gli è arrivata la margherita. E il capo che continua a dirmi che sono lento, sono troppo lento, che ne assume un altro, che alla fine del mese non mi dà un centesimo. Ho 15 anni e almeno 3 volte alla settimana vado in letto. È una specie di appuntamento. Che beva poco, tanto a cena, che vado meno in bagno per andare a dormire, non cambia niente. A metà di un sogno mi accorgo dello stimolo, cerco disperatamente di svegliarmi, di trattenermi, ma poi è tutto inutile. Sento il fiato dalle gambe e mi sveglio, sono bagnato, vorrei tanto morire così, affogato nella mia urina. Odio mio padre. Voi magari pensate, lo odi quando ti mette le mani addosso, quando si sfida la cinghia dei pantaloni per menare. Invece no, è tutto il contrario. Io lo odio quando in pubblico fa il padre moderno, quando parla bene dei figli che poi la sera la sacca di botte, quando tutti gli dicono che stravede con i suoi ragazzi. Lo odio quando mi offre un gelato, quando mi sorride. E so che questo odio è peggiore dell'altro, perché è un odio verso il padre buono che nasconde dentro di sé il padre cattivo, ed è un odio da figlio cattivo che non è capace di essere un figlio buono. Non mi toccate. Non dovete mai toccarmi. Mi fa schifo il contatto, mi fa rabbrividire il senso di una pelle che sfiora la mia, di un corpo che si avvicina al mio. Quando qualcuno mi abbraccia mi rigidisco, quando mi tendono la mano per salutarmi, vorrei tanto che mi cascasse per terra, mano, braccio e tutto quanto. E poi lui che ama la follia, lui che è tutta la mia vita, lui che è gentile e premuroso, lui che è la persona migliore che abbia mai conosciuto. Ma quando mi entra dentro, quando lo sento nel mio corpo, allora vorrei urlare, vai via, non mi toccare, esci da me. Ma poi lui uscirebbe dalla mia vita, mi lascerebbe sola, senza contatto, finalmente sola, isolata e desolatamente disperata. Ho paura, sì, ho paura di tutto, dei rumori, della notte, dei dati, della guerra, delle persone che non conosco, del buio. Buio, dormo con la lucina accesa, 16 anni, mi sento un coglione. Ho paura dello sguardo degli altri, ho paura a passare davanti a un gruppo di persone che non conosco, perché sento che sparano di me, che mi guardano, che mi giudicano. Ho paura di sbagliare qualcosa a scuola, di dimenticare il PIN del cellulare, di perdere la memoria. Ho paura del tumore, della leucemia, dell'Alzheimer, ho paura di morire e paura di non morire mai, ho paura di avere paura. Ho 17 anni, sono uno studente moderno, tutti 8, 9, 10, gioco a calcio, sono considerato da tutti un bravo ragazzo, butto la spazzatura nella differenziata, faccio la spesa per la signora del terzo piano sulla sedia a rotelle. E almeno una sera su 2 la passo al computer per ore fino alle 3 di notte a guardare siti porno,
video di torture, violenze e sadismo, a masturbarmi cercando di ritardare il più possibile l'orgasmo, a farlo anche 3 volte per notte, fino a che il dolore supera il piacere. Poi ancora e ancora, mentre lo schermo del PC mostra dei corpi piagati, frustati, martoriati, io continuo, continuo, continuo. Hanno anche inventato un nome per noi. Si chiamano INCEL, cieli involontari. Che poi è un modo diverso per dire proprio sfigati, che nessuna ragazza ha ricordato, che tutte evitano come se avessimo la lepra. Dicono che odiamo le donne, dicono che siamo dei terroristi, ma solo io so cosa si prova a essere brutti, irrimediabilmente brutti, ad avere tutte le ragazze che ti guardano come se fosse un caso pietoso, tutti i compagni che ti prendono in giro, tutti che hanno già provato a dare un bacio a me, nessuno mi ha negato neanche una carezza. Ci hanno dato un nome, INCEL, ma non ci hanno dato una soluzione, perché non c'è. Quando sei brutto, sei brutto e basta. Anche noi ho dato un nome, sai, molto più bello, divertente e simpatico del nostro. Noi ci chiamano Ikikomori, che è un modo giapponese semplicemente per dire che ne abbiamo piene le palle del mondo e non vogliamo più uscire di casa. Vogliamo restare qui per sempre, chiusi in questa stanza, a mangiare, dormire, guardare il computer, fare tutto ciò che vogliamo, senza nessuno che ci guarda, senza nessuno che ci giudica, senza nessuno che ci tocca, tutto il mondo dentro una stanza e vaffanculo a tutto il resto. Ma presto dire droga. Leggera, pesante, un po' leggera, un po' pesante. Spinelli, marijuana, hashish, ecstasy, LSD, droga di sintesi, un sacco di nome per dire semplicemente. Vogliamo uscire di testa. Vogliamo sballarci, vogliamo non sapere più niente, vogliamo fare il viaggio definitivo, l'ultimo viaggio, se fosse anche la morte, chi se ne frega? Almeno qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, qualcosa che ci porti via da tutta questa merda. Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti. Abbiamo iniziato in modo un po' forte, ma io ho pensato che chi lavora con i giovani debba ogni tanto essere messo di fronte al dato fondamentale che oggi constatiamo sempre di più, e cioè l'enorme, inaccettabile sofferenza dei giovani. Noi siamo di fronte a una serie di generazioni, giovani e anche giovanissimi, che stanno malissimo, ma stanno malissimo in un modo devastante per chi li sta vicino, per chi cerca di affiancarli. E questi ragazzi e queste ragazze hanno bisogno di resistenza, hanno bisogno di resistere, hanno bisogno di imparare insieme a noi a resistere a tutte le cose che abbiamo visto oggi, che abbiamo visto qui, tutte queste micro storie, e a resistere a tutto ciò che il mondo adulto, o colpevolmente, o anche semplicemente in modo così, semplicemente irresponsabile o distratto, tutto ciò che il mondo adulto sta facendo ora. Mai come oggi c'è stato bisogno della resistenza a scuola, di una pedagogia della resistenza, di una educazione della resistenza. Mai come oggi c'è stato bisogno di portare nelle scuole questa consapevolezza, questa capacità, questa possibilità per questi ragazzi e queste ragazze di farcela, di uscire da questo tunnel, da questi tanti tunnel nei quali questi giovani purtroppo sono stati messi. Allora, riprendendo un po' alcune di queste immagini, a che cosa deve resistere oggi un giovane? Vi faccio notare che tutti i dati delle neuropsichiatrie di tutta Italia dopo il Covid hanno registrato un aumento spaventoso di ricoveri di bambini, non parliamo di adolescenti, di bambini con problemi psichici, di bambini con problemi di depressione, bambini di 8-9 anni con problemi di depressione. C'è un aumento, per fortuna, non un balzo, ma un aumento costante dei tentativi di suicidio, c'è un aumento dell'isolamento dei ragazzi, c'è una sofferenza che anche quantitativamente, fatto che ne basterebbe uno naturalmente, ma anche quantitativamente è diventata significativa. E poi c'è una sofferenza silenziosa di ragazzi non noti, ragazzi che fanno una vita apparentemente normale, apparentemente serena, e poi hanno un momento in cui esplodono in maniera violenta, autolesionistica, facendo del male a qualcun altro. E non è c'è da essere allarmisti, non c'è, ma c'è da guardare i dati e di capire che possiamo fare qualche cosa, che dobbiamo fare qualche cosa, ma non possiamo aspettare. Non possiamo aspettare che questi dati aumentino ancora, anzi, non possiamo aspettare che ci siano anche altre forme
di patologia, di difficoltà, non patologia nel senso neanche solo psichiatrico, proprio di dolore che i ragazzi incontrano nella loro vita. Sono sempre al cellulare, sono sempre attaccati al cellulare, ma questo cellulare, che cosa gli dà questo cellulare che noi non gli diamo? Perché cercano un coso di plastica con quattro pulsanti, qualche cosa che evidentemente il mondo non gli dà? E dire che è colpa del cellulare è come dire: io oggi ho fatto gli spaghetti con la caffettiera, ma non sono venuti, non è mica colpa della caffettiera, è colpa mia che ho usato la caffettiera per fare qualcosa di diverso da ciò per cui è stata progettata. Se noi usiamo il cellulare per tenere i rapporti umani, per tenere i rapporti amorosi, per condividere le emozioni, questo coso non è capace di farlo, non è mica colpa sua. È stato progettato per mandare informazioni, per condividere informazioni, per condividere filmati, video, ma non per sostituire le relazioni. E allora dobbiamo domandarci, no, come mai questo oggetto è così amato e affettivizzato dalle ragazze e dalle ragazze? E per fare un esempio, semplicemente, cosa deve resistere ai ragazzi oggi? Prima di tutto al giudizio. Io lavoro nelle scuole tutti i giorni e tutti i giorni mi sento dire: noi non vogliamo essere giudicati. Noi abbiamo paura di essere giudicati, non di essere valutati. Poi facciamo un discorso sulla valutazione, ma non del fatto che un adulto ci dica: hai sbagliato, ma del fatto che un adulto ci dica: sei sbagliato. Questa è la paura dei ragazzi. Il ragazzo che sbaglia un gol e l'allenatore gli dice: hai sbagliato il gol perché hai tirato la palla troppo a sinistra rispetto alla porta, dice: eh sì, ho sbagliato. Un allenatore gli dice: sei un fallito. Questo è il problema. Siccome hai sbagliato, sei sbagliato. Il giudizio continuo, questi ragazzi sono giudicati dappertutto, sono giudicati a volte nella scuola, poi sulla scuola non si può fare un discorso generico, la scuola è enorme, complessa, con cose bellissime, con insegnanti assolutamente amorevoli, ma che soffrono esattamente quanto i loro ragazzi di fronte a certe situazioni, però la scuola è anche un posto in cui i ragazzi si sentono giudicati. 1,5, io ho visto dare meno 2 in una versione di greco, ma uno che dà meno 2 sta ferendo un ragazzo, a parte che tra l'altro è una cosa più fuori dalla normativa, che almeno i voti devono andare da 1 a 10. Io 1 non lo capisco, 2 non lo capisco, ma meno 2, se tu dai meno 2 a un ragazzo lo stai ferendo, lo stai umiliando davanti alle classi, perché un ministro dell'istruzione, che la prima dichiarazione che ha fatto, prima, appena entrato in carica, è giusto umiliare un ragazzo davanti ai compagni in giro, la prossima volta si impegna. Questa è la cultura pedagogica di questa persona. E dico di questo governo, ma immagino molta gente dire: sì, giusto, è vero, bisogna fare così, purtroppo. Non è uno un po' fuori di testa che è arrivato lì e si è messo a dire delle cavolate. Poi si è corretto, ma la frase era questa. E interpretava un modo di sentire, no? Io ti voglio far stare male davanti a tutti, tu sei un cretino, tu sei un fallito. Voi non avete idea di quante volte, sì, l'avete se lavorate nelle scuole, quante volte ho sentito dire ad un ragazzo: tu non farai mai niente della vita, perché ha preso 4 in matematica. Ma tu non ti puoi permettere, tu devi essere cacciato dalla scuola se ti permetti di dire una cosa del genere. Il che non vuol dire non dare 4, il che non vuol dire non dire: guarda, questa cosa qui è sbagliata, vedi, questo problema è sbagliato, adesso vediamo come farlo giusto, no? I tuoi genitori spendono i soldi per mandarti a scuola e non serve a niente, non andare all'università, che non farai mai niente nella vita, non uno, non due, tante storie così. E questo è un giudizio sulla persona. I ragazzi naturalmente, per fortuna, imparano a difendersi o dicendo: un sano, vai col paese, nell'altro modo, oppure dicendo: la scuola la teniamo lì, ma non tocca la mia vita, no? La scuola ci vado come dal dentista, no? Io vado dal dentista, ma invece devo andare, per forza non ci vado felice. Peccato che la scuola ci passi tutte le mattine e dovrebbe essere, ed è il fulcro, il perno dell'educazione della cittadinanza. Hanno paura del sentirsi dire: non vai bene, tu non vai bene, non hai fatto una cosa sbagliata, tutti facciamo cose sbagliate, tu sei inadeguato, tu sei inadatto. Noi invece sì, che noi sì, noi che abbiamo 30, 40, 50, 60, 70, 80 anni, noi sì che eravamo, noi eravamo eccezionali, no? Noi eravamo quello che eravamo, noi abbiamo fatto delle cose eccezionali, eh? Le generazioni prima della mia hanno fatto tutta la resistenza, poi le lotte in piazza, lo statuto dei lavoratori, la lotta per una democrazia nella scuola, ci mancherebbe, nessuno vuole buttare via, qualcuno sì, ma noi dobbiamo essere orgogliosi anche di quello che abbiamo fatto.
Però non è che adesso devono arrivare voi e basta, noi sappiamo tutto e voi non siete capaci. E a volte i ragazzi le fanno loro, le fanno con i loro strumenti che noi non conosciamo, no? Ecco, e poi i pregiudizi sui giovani, no? Ah, questi giovani sono tutti, e come ogni frase che comincia non sono tutti, c'è il pregiudizio. I neri sono tutti, gli ebrei sono tutti, eccetera, eccetera, non hanno voglia di lavorare. Ma io o li incontro solo io, ma i miei studenti il 90% hanno letto, che vuol dire andare in giro a consegnare le pizze, che vuol dire andare a fare le pulizie al ristorante. E quando gli chiedi, ma come mai? E sa, prof, io vorrei dare una mano, mi dispiace che i miei genitori debbano mantenermi. Quando incontri i genitori dicono, ma no, ma io glielo diciamo sempre, non ti preoccupare, studia, non ci mancherebbe, sei il nostro figlio. Allora c'è una cosa che non funziona. La televisione ci fa vedere i giovani che non c'è voglia di lavorare, che vanno in colloquio, in frutto dei lavori, poi uno esce di casa e incontra 50 motorini di gente che consegna la pizza che ha 17-20 anni. C'è qualcosa che non funziona. I giovani di oggi non studiano, insegnano medicina, si ammazzano di studio questi ragazzi, ma studiano veramente tanto, mi viene da dire anche troppo, decisamente troppo. E quindi c'è qualcosa che non funziona in questo continuo giudizio dato senza conoscere. Poi i giovani hanno dei difetti, ci mancherebbe altro, no? Alcuni giovani hanno dei difetti più di altri, ma si conoscono nella relazione. Devono difendersi dalla solitudine, dalla terribile solitudine che oggi vivono i ragazzi, nell'idea che nessuno li capisce, che nessuno fa lo sforzo, poi non è vero naturalmente, e lo si vede quando incontrano un adulto che li ascolta. Quando i ragazzi incontrano un adulto che li ascolta, si attaccano immediatamente e tirano fuori tutte le loro sofferenze, le mettono lì con grande trasparenza, con grande tenerezza anche, no? E tu fai anche fatica perché devi anche dirgli, allora vediamo, io non posso risolvere il tuo dolore, però vediamo, ti posso aiutare a trovare delle strade. L'idea di non essere ascoltati. Noi siamo in un paese in cui un preside sospende per 12 giorni un ragazzo per un'intervista al giornale nella quale si è critico rispetto alla sua scuola. Ma questa roba è una vergogna. Ma questa roba doveva portarsi a fare uno sciopero generale in 3 giorni, si doveva fermare tutta la scuola. Questo è esattamente un comportamento fascista. È fascista, a me non me ne frega niente di quello che vota un preside. Spero che non voti a sinistra, francamente. Allora vuol dire che non ho capito niente tutta la mia vita. Ma tu sospendi un ragazzo per 12 giorni perché sul giornale ha fatto un'intervista dove fai l'intervista, dove fa delle critiche educate, dure, alla sua scuola. Il giorno dopo i suoi compagni sono scesi in piazza con Bavaglio, perché vabbè, quei giovani d'oggi che si possa per fortuna tanto permettersi. Ma com'è possibile vivere in un paese così? L'Italia è diventata un paese così, dove un ragazzo non si può permettere di esprimere una critica, viene punito. Ecco, questo è, poi naturalmente se invece uno allo stadio fa il saluto romano, vabbè dai, se lì c'è una legge, vabbè, saluto romano, non sapeva cosa voleva dire, ha messo la svastica, non è che sappia, poi lì si diventa subito tenere, no? Io non sono uno che vuole punire, se un ragazzino di 15 anni che gioca con la svastica, non lo punisco, gli faccio studiare il nazismo, io dai, vediamo cos'è questo, senti qua, vediamo cos'è questo simbolo, no? Cerchiamo di capire. Cosa vuol dire? Cosa hai messo a braccio? Non vorrei punire uno di 15 o di 40, magari sì, ma anche lì non sono un giustizialista, però neanche dire va bene, non è niente di grave, no? Ecco, quindi la solitudine individuale e la solitudine generazionale, la pressione sociale che hanno addosso questi ragazzi fin da bambini. Io, lavorando abbastanza anche nelle scuole dell'infanzia, 3-6, bambini piccoli, si sente dire, vabbè, ma dobbiamo cominciare a insegnargli l'inglese, perché poi nelle aziende dovranno usare l'inglese, a 3 anni, a 4 anni. Se si dice facciamogli giocare con l'inglese, allora viene da dire, beh, perché non il cinese e non l'arabo, no? Facciamogli fare un gioco con l'inglese, ma no, perché l'idea non è di farli divertire in modo che incontrano una nuova lingua in modo giocoso, no, perché serve per quando saranno grandi. C'è questa pressione spaventosa, i colleghi e le colleghe della scuola dell'infanzia con le quali io lavoro hanno questa pressione di dire gli insegnate a leggere e scrivere in italiano. No, non esiste, assolutamente no, nella scuola dell'infanzia non si insegna a leggere e scrivere. Se c'è il bambino appassionato, se si viene dal bambino, sì. È un continuo abbassare
La pressione, vi faccio due esempi. Io ho fatto la terza media 30 anni fa, alla fine della terza media, a giugno, dopo l'esame, ho deciso di fare il liceo scientifico, mi sono iscritto a luglio ed è andato tutto bene. Oggi i ragazzi devono decidere a gennaio della terza. Il che vuol dire che febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno non contano più niente ai fini della scelta e sono 5 mesi importanti perché sono 5 mesi in cui crescono, hanno il massimo delle materie, matematica arriva al massimo, scienze, italiano si arriva agli ultimi autori, e però hanno già scelto a gennaio, il che vuol dire che iniziano la terza media, hanno un'angoscia spaventosa per la scelta, arrivano a gennaio, finalmente hanno scelto, poi li vedrà sempre l'esame, nell'anno più bello delle medie, perché la terza è l'anno più bello, sei più grande, saluti i tuoi compagni, hai un po' questa idea, ora l'anno prossimo prendo il pullman da solo, rovinato quest'anno per anticipare la scelta, poi vanno alle superiori. E alle superiori alcuni fanno i test d'ingresso, sì, quarta superiore, test d'ingresso in quarta per il Politecnico. Ma in quarta, fai ancora un anno e mezzo, hai tutta la quinta. La fisica che poi farai al Politecnico la devi ancora studiare, perché terza e quarta, se parlo figlio fa lo scientifico, si studia un po' la fisica di base, no? Quella bella, quella appassionante, la fisica teorica la studi in quinta, no, devi scegliere in quarta. Allora io farei una proposta, quando nasce un bambino facciamo l'esame del DNA e iscriviamolo già a scuola, all'università, no? Quel film, quelle distopie tipo Gattaca, no? Quel film in cui magari si è inventato così, più la gente, più si vuole sempre più vecchi in Italia, no? L'aspettativa di vita è sempre più lunga, c'è più tempo di stare al mondo e più anticipiamo le scelte e mettendo sotto pressione. Io ho un figlio che fa la quarta liceo ed è già papà, cosa faccio? Non pensiamoci, divertiti, studia, fai, poi vedremo con calma. Ma papà, ma io, tu dici così, ma io se non faccio il test d'ingresso quest'anno non entro al Politecnico, ho messo le qualità al Politecnico. E io cosa gli devo dire a sto ragazzino? Cosa gli devo dire a sto 17enne? Che ci ha tolto. E cerco di non mettere pressione, la mamma cerca di non mettere pressione di fronte a queste cose. Capite cosa sono i giovani oggi? Sono aperto alla pressione, con una continua richiesta di performance, una continua richiesta di anticipare i tempi su tutto, no? Con alcune cose curiose però, perché noi li consideriamo già grandi, no? Puoi già decidere della tua vita a 14 anni, io sono sostenitore del riordino dei cicli, scuola media di 5 anni, a 14 anni fa un biennio naturalmente diverso dalle tre medie precedenti, un biennio dove cominci ad affrontare magari anche delle materie scelta, a 16 anni scegli e poi ti fai un triennio veramente specializzante, tanto voglio dire i primi 2 anni delle scuole superiori tutto sommato anche devi imparare la fisica nucleare, ma l'idea è, non è che questa è la soluzione, il problema è che non si vede il problema, poi una volta visto il problema le soluzioni le discutiamo, siamo in democrazia, allora si arriva a fare queste scelte, quindi sei grande, poi in quinta superiore vengono trattati come bambini, devono alzarsi in piedi quando entra l'insegnante, chi la trova una roba veramente da scuola di Diabicis, e programma di storia si ferma negli anni 50. E sulla Costituzione c'è scritto che la scuola deve educare i cittadini, e tutti i documenti del Ministero dicono che la scuola deve educare la cittadinanza e questi sono maggiorenni in quinta, votano, vanno a votare, sono cittadini, avete diritto di voto, elettorato attivo e passivo e non hanno la minima idea di chi è stato Aldo Moro. Aldo Moro, parliamo di 40 anni fa, non sto parlando, figuriamoci, degli ultimi 5 anni, parliamo delle BR, della strategia della tensione, Tangentopoli. Io vengo da quelle parti lì, difesa, la diossina legata poi al terrorismo, all'assassino di Paoletti, zero, non zero, perché i ragazzi erano poi dei loro fonti, ma non la scuola. Ero con i miei figli a tavola l'altro giorno, stavano parlando della questione israeliana, Israele palestinese, e ha cominciato, e papà sì, perché Arafat, quando hanno fatto fuori Arafat, perché gli accordi di Oslo, e ho detto ragazzi, ma ve li hanno detto a scuola. E noi sono messi a vedere a scrivere la papà, secondo te. E ma come fate a sapere? E poi papà, il blog, va bene, io sono stato orgogliosissimo
del fatto che i miei ragazzi nel tempo libero vadano a cercare notizie su Israele e Palestina, però su che blog vanno? Che come faccio a essere certo che non vanno sul blog di qualche esaltato da una parte o dall'altra? La scuola, e no, la scuola non si fa storia contemporanea, perché? Perché sennò si diventa ideologici. E io quando sento queste cose, la gente come Angelo Paolo Bianco, è il Corriere della Sera, mica per la contrarietà, un giornalista famoso, no? Prima di tutto, se vuoi essere ideologico, puoi essere ideologico anche parlando degli antichi egizi. Primo. Secondo, ma parlare di storia contemporanea non vuol mica dire andare in classe e dire viva Marx, viva Lenin, viva Mao Zedong, viva la rivoluzione proletaria. Vuol dire lavorare sui documenti, no? Prendiamo le lettere di Moro, prendiamo i comunicati delle PR e li leggiamo e impariamo a leggere, interessantissimo, sul linguaggio pacato di Moro, sul linguaggio violento delle PR, quando vedete Moro scriveva non solo con le pietre tolte in mano, no? Questi linguaggi agghiaccianti, e lavoriamo su quello, no? Ci sono filmati per la storia contemporanea, ci sono un sacco di documenti, no, perché diventa ideologico. Capite che per noi, che parliamo di resistenza, ma parlando di resistenza parliamo anche di neofascismo, parliamo anche di neonazismo, diventa difficile, come fai a parlare di neofascismo e di neonazismo a ragazzi che non sanno cosa è successo in Piazza Fontana, che non sanno chi sono Fioravanti e Manco, no? O che non lo sanno dalla scuola, perlomeno, fino ad arrivare all'oggi, naturalmente, fino ad arrivare a Traini, fino ad arrivare al neofascismo e neonazismo attuale, l'assassino di Olof Palme, che non sanno chi è Trump, che passato ha avuto Trump, che cos'era il Partito Repubblicano, chi era Reagan, e non possono vedere la differenza tra Reagan e Trump, no? Non che uno è migliore dell'altro, questo qualcuno naturalmente la pensa molto su, ma la metamorfosi che ha avuto la destra americana, tra un presidente sicuramente di destra, iperliberista, e un demagogo, no? Una persona. Discorsi di Reagan e discorsi di Trump, ascoltiamoli, e poi ascoltiamo il discorso del Duce e vediamo retoricamente a chi è più vicino. È evidente che è più vicino a Trump come modo di parlare, e questo lo dico alle immagini. Tu hai detto che Trump è fascista? No, io non ho detto che Trump è fascista, ascoltiamolo parlare. Poi mi sarà ragazzo che dice sì, bello, vorrei che in Italia un Trump è in democrazia, benissimo, ma intanto sai di cosa parla. Noi abbiamo un compito importante perché entriamo in una scuola nella quale non si parla di contemporaneità, neanche in letteratura, neanche in filosofia, filosofia contemporanea, non tanto gli autori, quanti temi, la bioetica, il tema del gender, il tema delle fecondazioni assistite, le tecnologie della nascita, le tecnologie della morte, il tema dell'intelligenza artificiale, che è straordinariamente interessante, rispetto al rapporto tra vero o falso, no? Uno registra il mio discorso, prende dei fonemi e con l'intelligenza artificiale mi fa dire Hitler era eccezionale, ha fatto bene ad ammazzare gli ebrei con la mia voce, e adesso si riesce a scoprire che è un falso, fra vent'anni probabilmente no, e voi sentirete la mia voce registrata fra un discorso antisemita, un discorso filonazista, e direte ma che cazzo è impazzito? E non avendo le tecnologie per decodificare, mi dite che cazzo di fare un nazista. E capite, una volta che questa cosa in rete, io faccio una fatica enorme a discolparmi, anzi a incolpare il vero colpevole. E bisogna parlare di questo, a partire dai programmi di storia e filosofia, no? Il professore di filosofia di mio figlio è un grandissimo insegnante, per dire che la scuola poi per fortuna non è solo negativa, parla dell'intelligenza artificiale ai ragazzi dicendo cosa direbbe Platone, racconta questa cosa del costruire un finto discorso, ecco ragazzi Platone come affronterebbe il tema, e i ragazzi studiano Platone dicendo certo, se oggi ci fosse Platone cosa direbbe di questa cosa. Il risultato è che l'anno scorso nessuno dei ragazzi aveva l'insufficienza di filosofia, perché poi i risultati sono anche didattici. Allora questo è fuori classe, devo dire quelle persone mandate dal cielo, evidentemente. Io non pretendo tutti così, però almeno la capacità di intercettare queste cose, di intercettare il dolore dei ragazzi e farne oggetto di discorso anche didattico. Noi che parliamo di resistenza abbiamo questa possibilità, perché è vero che c'è bisogno di resistere.
Io credo che il tema più importante, proprio l'elemento su cui i ragazzi hanno più bisogno di essere allenati a resistere, è la questione del futuro. Resistere all'assenza di futuro. Noi dobbiamo piantarla di dire ai giovani che non hanno futuro. Perché poi diciamo ai giovani, voi non avete futuro, però impegnatevi, studiate, cercate un lavoro. E se non ho futuro, chi se ne frega? Perché dovrei impegnarmi a cercare lavoro? Se salta per aria tutto fra 20 anni. Allora certamente c'è un problema epocale della crisi ecologica, un dato di fatto, che il rischio c'è, no? Un dato di fatto che siamo in un momento di non ritorno, non è che possiamo dire, sì, in realtà tra 100 anni saranno ancora più affrontarci, se non cambiano le cose il rischio di far saltare tutto c'è, o comunque di creare un problema enorme a livello planetario. Detto questo, il futuro ce lo costruiamo. Ed è questo che hanno fatto i partigiani e le partigiane. In un momento in cui sembrava davvero che non ci fosse futuro, in cui sembrava davvero che questi nemici avessero trionfato, avessero fatto steso su tutta l'Europa il velo di una delle più tremende dittature della storia, sembrava veramente che non ci fosse riuscita. E i partigiani e le partigiane, non solo quelli che sono andati in montagna, ma anche quelli che hanno collaborato, le staffette, quelli che facevano, ospitavano un bambino ebreo nelle cantine per salvarlo, non è che si sono messi a fare proiezioni sul futuro, hanno agito, hanno detto no, questa cosa non mi va bene e io agisco, io provo, io entro in campo. Ieri i ragazzini di questa scuola di Modena hanno detto noi scendiamo in piazza e ci imbavagliamo per solidarietà con il nostro compagno, sospendeteci tutti. E adesso intanto sul giornale, di Modena ha fatto un servizio su 3 pagine dove gli interventi degli esperti erano molto belli, molto a difesa del ragazzo, ma non solo per il coraggio di questo ragazzo, dei suoi compagni che hanno detto no, tu lui non lo tocchi, se lui manda quel paese un professore lo sospendi, se lui rompe un computer lo sospendi, se lui dice la sua opinione tu non lo tocchi. E 17 anni che hanno avuto questo coraggio, no? Allora io credo che l'idea è, c'è stato un momento della storia in cui veramente tutto sembrava perduto, in cui veramente ci erano andati i nazisti, i fascisti, erano andati a toccarci nell'intimo, a toglierci tutto quello che avevamo, alcuni giovani, e meno giovani, la resistenza non ha fatto soltanto i giovani, ma alcune persone hanno detto io mi ribello, io esco da questo tunnel, provo a fare qualcosa, con la paura. La resistenza inevitabilmente è stata raccontata anche un po' in modo retorico, inevitabilmente, perché siamo umani, no? E quindi la resistenza ha un po' presentato l'immagine del partigiano senza paura, che va sui monti, va bene, però fin dall'inizio, se voi leggete Fenoglio, se voi leggete Calvino, se voi leggete la Liga No, trovate un'altra resistenza, del partigiano che ha paura, del partigiano che non è capace di maneggiare un fucile e dice di ora si imparo tecnicamente, ma io devo ammazzare un'altra persona, ma io non voglio ammazzare un'altra persona. Questa è la differenza tra parenti, come lo sentiamo già tutti, ma ogni tanto ricordiamoci, tra la violenza fascista e la violenza partigiana. Nessuno nega che ci sia stata della violenza partigiana, la lotta di liberazione la puoi fare sempre con la parola Volantini, no? A volte devi anche usare la violenza, ma la violenza fascista era intrinseca al fascismo, non è pensabile il fascismo senza violenza, il fascista era motivato a uccidere dalla sua ideologia, il partigiano uccideva quando non si poteva fare altrimenti. E queste cose, anche se studiasse la storia, era uscito anni fa una bellissima opera in 3 volumi da Feltrinelli che raccoglieva tutti i comunicati partigiani, tutta la documentazione del CNN, le lettere, le direttive partigiane, e dove si parla di violenza i capi del CNN tutti dicono sempre l'assassinio è l'ultima possibilità, la tortura non deve mai essere fatta sui prigionieri, nemmeno nazi fascisti, noi siamo diversi da loro, per cui necessariamente in battaglia si uccide, se possibile, naturalmente la popolazione civile non se ne parla neanche, la popolazione civile va lasciata in pace, anche il collaborazionista lo si mette in condizioni di non nuocere, ma non lo succede. Poi ci sono stati gli eccessi, ma certo, il triangolo della morte, Porzus, certo,
ma sono gli eccessi. E questa non è una lettura di parte, questo lo dicono i documenti. Quando Kesselring dice che in Italia bisognerebbe sterminare tutti dal primo all'ultimo, non trovate un capo partigiano che dice anche solo una cosa lontanamente simile a livello di teoria e pratica della lotta partigiana? Queste cose vanno dette, ma non per voler difendere la nostra parte, no, perché la storia si legge i documenti e poi vediamo, i partigiani erano tutti assassini. Noi non dobbiamo avere paura di confrontarci con chi dice queste cose, non dobbiamo avere paura. Io vengo da Arcore. La destra ha proposto di intitolare una via, una piazza a Silvio Berlusconi. Si discute in democrazia. Qualcuno, non i rappresentanti del Consiglio Comunale della destra, ma qualcuno sul blog ha scritto: d'altro canto avete intitolato la piazza, più bella piazza di Arcore, a quell'assassino di San Robertini. Dico, allora, amico, adesso ci sediamo e ne parliamo. Se voi volete intitolare lo spazio dello scuole si può discutere, ma se queste sono le argomentazioni, non c'entra niente la piazza dello scuole. Adesso parliamo di storia. Assassino San Robertini, va bene, dai, vediamo. Quali sono i documenti? Quali sono le prove? Fammi vedere, tira fuori i documenti e vediamo e parliamo. A quegli assassini dei partigiani, parliamone. Tanto questi qui si sono già dei 5 minuti. Se noi cominciamo a tutti i suoi difensivi, va bene, ma lasciamoli parlare, oppure leggiamo in modo violento e scriviamo sul blog se è un imbecille, facciamo il loro gioco. Bene, dai, pubblica assemblea sulla figura di Santo Bertino. E vediamo, vieni, no? Alza la mano, questo è un bene problema. Questo in questa situazione è benissimo, stare a casa. Dobbiamo avere paura di niente, ma anche del fatto di dire che la resistenza ha portato degli eccessi, anche del fatto di dire che ci sono stati degli errori. Però la radice, il tema della violenza è diverso nel fascismo e nel nazismo rispetto che nella resistenza, sia quella delle brigate Matteotti Garibaldi, sia quella di giustizia e libertà, sia quella della 1914, dove si diceva chiaramente che l'ultima razio era sparare, uccidere il nemico e ovviamente per salvarsi e per poter liberare un territorio. Detto questo, torniamo alla scuola. La scuola, come dicevo prima, è un mondo molto complesso, è un organismo vivente la scuola. È un organismo vivente proprio perché tu entri in una classe a settembre, ci torni a dicembre, la trovi trasformata, infatti i ragazzi sono cresciuti. Guardi, i muri delle scuole sono appesi delle cose nuove, delle cose particolari, la scuola è un posto vivo, no? Ed è un posto nel quale noi siamo ospiti, quindi insomma, perché possiamo, naturalmente dobbiamo accettare le regole del gioco. Però, il problema è che a volte queste regole del gioco rendono difficili a tutti fare un lavoro davvero come noi vorremmo fare. E qui fate degli esempi, perché poi penso servano soprattutto gli esempi. Io credo che il problema più grave della scuola italiana non siano gli insegnanti, perché sarebbe generalizzare, ci sono quelli bravissimi, quelli sono milioni e mezzo, quindi si può fare un discorso banale, ma la struttura, la rigidità della struttura della scuola. Vi faccio qualche esempio. Allora, gli insegnanti più appassionati dicono, giustamente, bisogna appassionare i ragazzi alle materie. E io sono assolutamente d'accordo, figuriamoci, no? Quindi io ti devo appassionare alla storia. Bene, però dalle 8 alle 9 del lunedì e dalle 10 alle 13 del mercoledì. Perché storia c'è solo in quelle due ore lì, quelle tre ore lì, 3, 4, 5. Allora tu alle 9 meno 5 sei lì tutto appassionato, no? Stai studiando un argomento, stai arrivando alla fine, suona la campanella, via storia, adesso ti devi appassionare a scienze, per due ore, perché poi ti devi appassionare a matematica. È come dire che io questa sera non vado a casa e dico, oh, adesso mi ascolto una bella sinfonia di Beethoven. Dopo un'ora suona la campanella, che la sinfonia sia finita o no, la tolgo e mi vengo un libro di poesie. Dopo un'ora mi metto a guardare un film. Ma scusate, ma chi di noi si appassiona così? Ma nessuno si appassiona a comando. E questo è un problema enorme, no? Allora, in alcune scuole, perché poi le sperimentazioni si fanno nelle scuole, non vengono molto spesso pubblicizzate, purtroppo, in alcune scuole hanno detto facciamo la giornata della storia, la giornata della matematica. Una scuola di Milano addirittura ha fatto la settimana dell'educazione civica, con cui i bambini, con la media, i ragazzini facevano solo educazione civica con dibattiti, ospiti,
filmati, no? Solo educazione civica, senza voti, per quella settimana. La settimana della fisica, la settimana, ecco, la giornata, no? Martedì facciamo solo storia, 5 ore di storia, ma certo, un gioco, una simulazione, un'intervista, un momento di riflessione, un momento di lavoro a gruppi, un'interrogazione, ci sta, no? Ma in modo che tu sei dentro la storia per 5 ore. Perché poi sapete benissimo, insegnate in classe, ciao ragazzi, come state? Tutto bene? Complicate il registro, i 60 minuti diventano 40. E tu in 40 minuti devi spiegare la scena del fascismo, appassionandoti. Questo lo dico a difesa degli insegnanti di ricordo, a difesa di queste persone che non ce la fanno più. Dico, io non riesco, ma perché è disumano, perché nessuno, ma nemmeno il più grande insegnante dell'universo. Allora, la prima cosa è provare a chiedere, quando entriamo, io dico proprio nel contratto con le scuole, a chiedere di lavorare su lunghi periodi, cioè di fare un incontro possibilmente di 3 ore. Sarebbe bello di 4, ma partiamo da 3. Naturalmente la risposta è ma l'orario. E allora l'orario si cambia, si affronta, si cerca di impedirci un po' incontro, perché l'orario è diventato il vero dominatore della scuola, è l'orario. Allora, faccio un esempio autobiografico. Mia figlia, terza media, periodo della memoria, no? 7 gennaio, torna a casa, papà, oggi abbiamo visto Schindler's List. Cavoli, come ti è sembrato? E non lo so, perché ne abbiamo visto un'ora, poi lunedì prossimo un'altra ora e poi un'altra ora. Io ho pensato, io adesso telefono a Spielberg, gli pago il biglietto, lo faccio venire, dico, vai là, picchia tutti. Cioè, tu fai un capolavoro che dura 3 ore e un quarto, oltretutto dura 3 ore e un quarto e poi hai bisogno di tempo da lasciare ai ragazzi e ai stessi. Quindi un quarto d'ora in cui li fai giocare, poi li porti in classe, li fai riflettere, li fai fare un dibattito. Se tu vuoi far vedere Schindler's List, devi prendere 5 ore, neanche 3. Insomma, fin finito, ciao ragazzi, arrivederci. Cioè Schindler's List non è una comica di Stallone, no? E ma io ho gli orari e allora non fa vedere Schindler's List, ci sono anche altri film sulla Shoah, no? O più brevi. Però capite, il problema è l'orario è questo, non si discute, ci faccio stare dentro a forza i contenuti. Ma dovrebbe essere il contrario. Questi sono i contenuti, cerchiamo insieme di strutturare l'orario. Quindi la prima cosa è fare un lavoro di contrattazione rispetto ai tempi. Guardi, noi abbiamo bisogno di 4 ore, noi gli vediamo 2, e si contratta, e una volta che abbiamo il tempo, decidiamo veramente di non fare troppe cose. 2 stimoli, lasciando il tempo ai ragazzi e ai bambini di farsi diventare quello che abbiamo presentato. Naturalmente questo è difficile, anche perché, scusate, mi scrivo una cosa che mi è venuta in mente. Mentre parlo di mettere le cose, ma poi mi sfuggono, quindi non sono scritta, perché è molto importante, ve lo dico fra poco. È molto difficile anche perché normalmente quando facciamo i nostri progetti, purtroppo l'idea è chi segue il progetto, professore di storia, in alcuni casi va bene quello di religione, no? Tanto, no? In alcuni casi è professore di storia. Ed è sbagliato perché la resistenza riguarda tutto, riguarda la fisica, pensate al discorso anche semplicemente sulla bomba atomica, no? Su Hitler che stava su questa immagine, questa Oppenheimer, no? Film di Oppenheimer, c'è un bellissimo tra l'altro film, molto bello anche il libro, è fisica, c'è la matematica della costruzione dei campi di sterminio, l'educazione fisica, le Olimpiadi di Berlino, le Olimpiadi di Barcellona che stanno iniziando, le Olimpiadi resistenti, le Olimpiadi contro, e poi la guerra di Spagna. Purtroppo le ho fatte in Afghanistan, ci sono dei testi purtroppo in spagnolo, ma molto interessanti su questo tema. Italiano, immaginarsi, la lingua straniera. Non c'è una materia a scuola che non possa essere utilizzata per accogliere un discorso sulla resistenza, sulla memoria. La chimica, primo lei, la relata in chimica, sistema periodico, addirittura intitolato con un suo libro, il nome di una realtà degli elementi. Allora si propone una cosa interdisciplinare. Va bene l'insegnante di storia di lettere, va bene che l'insegnante di storia faccia il referente, no? Ma lei, collega di matematica, lei, collega di inglese, di italiano, di francese, no? Di educazione tecnica, vogliamo provare a vedere se avete un aggancio?
Sapete perché dico questo? Anche per una questione di sopravvivenza nostra, nel senso che mi è successo recentemente, scuola media a Monza, lavoro con i ragazzini, non era un lavoro sulla memoria, era un lavoro sulla relazione adulto-bambino, adulto-ragazzo. C'è l'insegnante di lettere, passa due ore con me e ogni tanto interviene in modo molto... Diceva, ragazzi, ecco questa cosa che ha detto l'antecazza, vi ricordate che l'abbiamo detto? Per me è molto utile, no? Che ogni tanto un insegnante mi aiuti a contestualizzare le cose. Esce, dice, guarda, adesso per il collega di matematica. Il collega di matematica entra, dice una cosa ai ragazzi, sul computer, ma mi dice, guarda, ho bisogno di 30 secondi, ma ci mancherebbe. Si siede al computer, voltando le spalle ai ragazzi, mette le cuffie e passa un'ora così, a scrivere al computer, con le spalle voltate ragazzi. Ha fatto cose di lavoro, io non mi sono permesso di dire, dico, ma io sono qua, tu non ascolti nemmeno quello che dico, non ascolti i tuoi ragazzi, il tema era il rapporto insegnante-professore, non te ne frega proprio niente, e io tutte le volte sono costretto a dire agli insegnanti, primo, che voglio la copresenza. Ah, stai tu con i ragazzi? No, tu stai qua con me, anche per una questione minima di sicurezza. Si fa male un ragazzino? Non in galera io? Oh, sei impazzito. E stai qui perché questa è la tua ora. Vado un attimo a bere un caffè. Voi non avete idea di quante volte mi è capitato io dover uscire e dire, ma un po' lungo questo caffè, vogliamo professoressa magari di entrare, ma così visto che siamo qua. E dico, non posso obbligarmi, ma dico, beh, stiamo qui in maniera attiva. E allora mi capita di dire, prof, lei cosa? Naturalmente, a quelli con cui non c'è bisogno, questo non riuscivo neanche a parlare, perché c'era lei con cui dico, oh, scusa, amico, e ho capito che non era il caso, ma a volte dico, prof, lei cosa ne pensa di quello che ha detto Giovanni adesso? E li coinvolge. E li coinvolge anche a forza. Perché altrimenti cadi dall'alto, fai un bel intervento, ma non diventa patrimonio della scuola. Cioè, il messaggio che ha dato questo è non me ne potrebbe fregare di meno di quello che fa questo qui, no? Stavo lavorando a Como, in una scuola, progetto lunghissimo, tra l'altro sull'orientamento fatto nel senso di chi sono io, cosa mi piace, no? Un progetto che ha durato 6 mesi. Quindi gli insegnanti hanno avuto da settembre, anzi da giugno, gli orari, tutto dei miei interventi, poi a settembre mi hanno fatto cambiare i giorni, ma va bene, dico sempre, sentite, ditemi voi in quali giorni posso venire, mi organizzo e hanno in mano tutta la tabella. Già 3 o 4 volte entro nella classe dei ragazzini, che poi con i ragazzi si creano un rapporto molto bello, no? Sono molto contenti, e dico ai ragazzi, ma la prossima volta, una giornata non c'è niente, il luogo più bello del vostro paese, fate una fotografia col cellulare e poi portatela, no? Dei compiti simpatici, divertenti. Io entro e dico, ragazzi, le fotografie, ma noi non sapevamo che lei oggi c'era, perché noi avevamo detto una volta, due, tre, allora facciamo una cosa, ragazzi, vi dico io le date di cui vengo, no? Arrivo negli ultimi incontri, c'è un professore di matematica, non ce l'ho per il matematica, allora, professore di matematica, entro. Ah, un giorno, ragazza, senta, davanti ai ragazzi, senta, io devo interrogare questi tre, così, questi tre, siamo a fine quadrimestre, se lei non mi permette di portarli fuori a interrogarli, gli devo dare 4 in pagella. Allora, io chiaramente, ero molto furbo, ma se prendete 4 in pagella è come le ragazze. Ovviamente ho detto, vabbè, ci mancherebbe, no? Li porti fuori, no, no, vogliamo fare la laboratorio. Ecco, io dico, ma che razza di etica professionale ha uno che fa una cosa del genere? Primo, sapevi perfettamente che c'era il mio incontro. Secondo, non chiedi a me il permesso di portarli fuori, ti assumi tu la responsabilità di portarli fuori. E poi questo ricatto, se fate il lavoro con Mantegazza, prendete 4 in matematica. E lì bisogna, poi sono andato dal vicepresidente, ho detto, senta, vicepresidente, io non lavoro in queste condizioni, quindi la pregherei di non mettermi più in copresenza con i colleghi. Vicepresidente si è molto arrabbiata, poi quello che è successo in quella scuola non mi riguarda, però capite che ti trovi a volte in condizioni di dover non danneggiare i ragazzi, però anche dover dire non tanto alla persona che tanto non capisce, ma chi sta più in alto viene, senta, non possiamo comportarci così, perché spesso ci sono queste situazioni di insegnante entusiasta
che ti ospita, collega che magari ha litigato con quell'insegnante e fa boicottaggio. E tu sei in mezzo, e naturalmente, siccome abbiamo un'etica, a differenza di altri, non puoi trasmettere questa cosa ai ragazzi, no? Cioè io non ho fatto nessun gesto volontario rispetto a questo che mi voltava le spalle. Ragazzi, hanno capito che mi ero infastidito, però mi sono permesso. Però poi mi sono andato anche lì, scusate, ma questo collega. Scusate, guardo l'orario. Seconda questione, gli spazi, perché il problema dell'orario, della rigidità, scusate, riguarda anche gli spazi della scuola. Se andate a parlare con uno studente del primo anno, secondo anno di scienze dell'educazione e gli dite, secondo te le persone, soprattutto i bambini, per imparare cosa devono fare, e lui vi dice muoversi, camminare, stare seduti in cerchio, magari stare seduti all'aperto, togliersi le scarpe, essere a proprio agio, qualcuno magari sdraiarsi, studente del secondo anno di scienza dell'educazione, perché non per riferirmi ai miei colleghi, ma queste cose le diciamo 40 anni, no? Cosa trovi quando entri in una scuola? La cattedra, i banchi. E la gente rigidamente, ognuno nel suo banco, e guai a chi si muove, e guai a chi cambia posto. Allora, io capisco, al cinema si sta così, no? Quindi se la classe deve vedere un filmato, lo schermo è qui, i ragazzi devono stare disciplinati nel loro posto. Poi però, quando si discute, facciamo un dibattito. Qui, no? Immaginiamo di fare un dibattito. Se il signore dice una cosa al signore là in fondo, non si vedono, ma che dibattito è? Ma non è un dibattito questo. Il dibattito prevede una situazione almeno di emiciclo, come in Parlamento, no? In Parlamento quello di estrema destra vede quello di estrema sinistra, lo vede un po' lontano, ma lo vede, no? Poi si rivolge al Presidente, ma parla, no? Se uno di Forza Italia deve rispondere a uno del PD, lo guarda. In classe, no. Uno vede la nuca di quello dietro. Allora vi racconto una cosa che è successa proprio quell'anno, quest'anno, la ragazza lo sa, nella scuola di Milano, quarta liceo, non dico quale, entriamo e c'è questa meravigliosa stanza, grande come questa, che il comune dà il comodato gratuito alla scuola, che è lì a 20 metri. Io entro e dico, no, che bello, stupendo, no? Tutte le sedie che si possono, videoproiettore, una stanza bellissima. Arrivano questi ragazzi, due classi di quarta, dico, ragazzi, dai, mettiamoci in cerchio, e vedo che fanno proprio fatica a stare in cerchio. Iniziamo la chiacchierata, iniziamo il dibattito, facciamo due ore, ragazzi molto belli, molto bravi. Alla fine, ragazzi, allora, cosa vi è piaciuto? E un ragazzo, non mi ricordo, dice, ma è bello stare in cerchio, così io parlo e vi accompagno. E io, ingenuamente, ma non voleva essere una critica, ragazzi, non mi direte che in 4 anni non avete mai trovato questa cosa. No, in quarto liceo. Cioè, qui ho fatto 4 anni in un liceo a stare seduto nei banchi, e evidentemente sì. Ma scusate, ma non è possibile, ma io che va bene, io vengo dall'animazione sociale, io vengo da. Ma mi livello a un'arte solo all'idea. Ma c'è un bellissimo giardino, portali fuori, falli sedere per terra. Aristotele li faceva camminare i suoi allievi ad Atene. Aristotele poi era uno che insegnava la logica, eh? Cioè non era un filosofo delle emozioni, ma li faceva camminare. Allora io credo che dobbiamo provare a chiedere se si può fare un intervento in palestra, chiaramente se la palestra è libera, no? Se c'è l'educazione fisica, no? Se si può fare un intervento in un'aula dove si possono spostare le sedie, e poi decidiamo noi, no? Insieme ai ragazzi. Quindi dobbiamo vedere un video, dobbiamo ascoltare un testimone, è giusto che il testimone parli, tutti gli occhi siano su di lui, benissimo, no? Ecco, queste cose vanno contrattate e secondo me passano tantissimi messaggi, il modo in cui ti siedi. Altra questione della rigidità, questa gabbia delle classi. Un ragazzo inizia la prima elementare, un bambino inizia la prima elementare, prima A. Suo cugino fa la prima B per 5 anni, prima A, seconda A, terza A, quarta A, non si incontrano mai se non negli intervalli. Ora, la classe
classe va bene perché dà l'appartenenza, va bene, io non destrutturerei del tutto. Però io dico, ma provare a fare un giorno in cui la prima A e un pezzo di seconda A fa lezione insieme, i bambini di terza fanno da tutor a quelli di prima, queste cose si fanno a volte, ma con una difficoltà enorme, no? Mescolare un po' le cose, provare a tenere insieme i gruppi, provare a far vedere che siamo una scuola e quindi il tuo ragazzino di prima media come esempio prendi quello di terza e responsabilizzare quello di terza. Ecco, quindi provare a proporre una cosa che ho proposto nelle scuole e in alcune scuole, in alcune a fatica, in altre meno, è stata accettata, è quella del lavoro sulle staffette. Uso la parola staffette naturalmente perché è una parola molto cara, no? Allora, in una scuola di Arcole, per esempio, abbiamo fatto, proprio l'altro giorno abbiamo fatto la posa della pietra in cianco, io ho fatto un lavoro con le terze, erano 6 classi, ho detto agli insegnanti, facciamo una cosa, scegliete 3 ragazzi per classe, me li mandate, facciamo 6 incontri di 3 ore, tutti insieme, quindi 6 per 3, 18, io propongo ai ragazzi delle attività, i ragazzi tornano in classe, le propongono ai loro compagni, poi tornano e fanno le staffette. La cosa interessante è che con gli insegnanti siamo riusciti a trovare un accordo sul fatto che i 3 rappresentanti li dovessero scegliere i loro compagni. E quindi è arrivato il ragazzino che ha tutti i 9 e 10, ma anche il ragazzino un pochino più debole didatticamente, però un leader, la ragazzina tua bellissima, una classe, una ragazzina straniera, che i ragazzi hanno detto dai così ti serve anche per l'inclusione. Quindi avevo 18 ragazzi diversissimi, bravissimi, con dire adesso torniamo in classe, vi diciamo cosa abbiamo fatto con tante ragazze, oh, poi dobbiamo fare questo compito perché poi dobbiamo portarlo, no, al prossimo incontro. Il giorno della posa della pietra abbiamo invitato tutte le classi e questi 3 per ogni classe hanno presentato al pubblico, c'era anche tanta gente, hanno presentato al pubblico una parte del lavoro, no? Momento emozionantissimo, bellissimo, con gli insegnanti che mi hanno detto però effettivamente si può lavorare così. Si può, certo, e non è facile, anche io ho chiesto la copresenza, quindi dovevo trovare di volta un insegnante libero che venisse lì a stare con me. E trovavano quello che aveva l'ora libera, quello che aveva ricevimento genitori per quel giorno lo spostava. Non è facile sul piano organizzativo, però è molto bello lavorare a classe aperte. All'ESMO, che è una scuola vicina, abbiamo fatto un lavoro con alcuni di terza, sezione A, 3 di terza, 3 di seconda, 3 di prima. Stessa cosa sezione B, 3 di terza, 3 di seconda, 3 di prima. Con quelli di primo, qui un banco vicino a quello di terza, che è grandissimo rispetto a me, no? Tra prima e terza media c'è un balzo. Ecco, questo è già un modo per scompaginare un po', per dire si può resistere alla rigidità della scuola. La disciplina. Noi abbiamo bisogno di disciplina, noi abbiamo bisogno che i ragazzi stiano attenti, perché altrimenti nel caos non si combina niente. Io quando vado nelle scuole, a volte dico, per favore stai zitto, per favore sempre, ma con un tono, per favore mettimi il cellulare. Quando parlo mettimi il cellulare, per favore. Ragazzi, là dietro però dovete smettere, perché altrimenti non riesco. Quindi io chiedo, devo dire raramente succede, però soprattutto quando il numero è significativo, subito in modo sempre educato, non umiliandolo eccessivamente, però dicendo perché ce ne smettila. Però ho trovato anche che un modo interessante è coinvolgerli. Ormai quando entri in classe, lo sguardo clinico, vedi due che ti sembrano, allora comincia a parlare con loro. Senti, ma se ti capitasse che uno ti dice non puoi mettere quella sciarpa perché è rossa, no? Pure perché è del Milan, e dici domani vieni a scuola con quella sciarpa, ti picchio, cosa faresti? Manderei, ecco, bene, sai che i fascisti non permettevano alla gente di vestire di rosso, partendo da quello che è più, che di solito questi ragazzi sono i più casinari, ma sono anche quelli più, se ti rifai alleati subito, basta, hai risolto, no? Trovi il leader, gli dai un paio di rimandi positivi, lo chiami fuori, no? E si sente valorizzato. E alla fine dei laboratori, gli insegnanti molto spesso mi dicono una cosa molto bella, dicono, sai che i ragazzi che sono intervenuti di più sono quelli che fanno più fatica con la scuola dei voti?
e dico, beh cavoli, da un lato vi avete visto, no? Che sono ragazzi in gamba, dai, dall'altro vuol dire che hai dato loro la possibilità di emergere, no? È innamorato anche sulla democrazia, nel senso che anche uno che è quattro in italiano alza la mano e ha il coraggio di parlare. Ieri ero in una scuola dove stiamo facendo un bel lavoro, a Val Madrena, la provincia di Lecco, stiamo facendo un lavoro che chiamo ping pong. Al mattino incontro i ragazzi, uno o due rappresentanti di ogni classe, e al pomeriggio gli insegnanti. E il tema è come migliorare questa scuola. Ragazzi di un centro di formazione professionale, ieri a un certo punto un ragazzino, che era il terzo incontro, un ragazzino che è sempre stato zitto, ieri ha fatto tantissimi interventi, ma proprio tanti, ma belli. Poi anche un ragazzo molto simpatico, no? E alla fine ho detto, beh ragazzi, dobbiamo ringraziare Thomas, che oggi ci ha dato un sacco di spunti. Allora mi ha chiesto di parlare in privato e mi ha detto una di quelle cose che dice, caro, no, è bello sentirsi dire, sa prof, io ho vergogna a parlare perché penso di dire stupidaggini. E lui ha detto, ma guarda che nessuno dice stupidaggini, cioè, e lo so, però con lei ci sono voluti due incontri. E mentre parlavo oggi, guardavo i miei compagni, dicevo, sicuramente pensano che sto dicendo stupidaggini. Però quando lei alla fine ha detto ringraziato Thomas, ho capito e ho detto no, allora parlo anche la prossima volta. Chiaro che una cosa così, dicevo, che basta la pena fare il viaggio anche solo per questo ragazzino. No? Però è vero, io chiedo ai ragazzi delle medie, ma perché ti dà fastidio prendere un'insufficienza? Allora, io a casa, ma a casa tanto si sa, genitori ti scrivono, ti danno la punizione, ma è perché mi vergogno davanti ai miei compagni. Questa cosa è agghiacciante. Cioè il compagno dovrebbe dirti, dovrebbe consolarti. Io sento il giudizio dei miei compagni e io dico agli insegnanti, noi non possiamo costruire una scuola nella quale un ragazzino si vergogna di prendere 4 per il giudizio dei compagni. C'è qualcosa che non funziona in una scuola così. E allora dobbiamo dire che i voti sono un numerino che ha un valore totalmente indicativo, ma se un compagno prende 4 e si mette a piangere, la prima cosa che devi fare è abbracciarlo, la prima cosa che devi fare è farlo ridere e poi invitarlo a casa tua per fare i compiti insieme. Certo, se preso uno, ragazzi, uno anche stavolta, e li ho viste queste cose, li ho viste con i miei occhi, no? Insegnante che entra in classe, ho corretto le verifiche, comincio a distribuirle e cosa fa normalmente? Le mette in ordine dal voto più alto al voto più basso. Ma è chiaro che l'ultimo verrà modificato davanti a tutti. Ma scusate, la mia mamma, che ha 84 anni, che ha sempre fatto l'impiegata, non farebbe una cosa del genere, ci arriverebbe a dire che non si fa e non è mai entrata nella scuola. Ma è una donna saggia che non farebbe mai una cosa del genere. E cavoli, svegliati, non lo vedi che stai mortificando un ragazzo. Mi sono sentito dire a Torino recentemente da un insegnante che aveva portato i suoi ragazzi, ragazzi eccezionali, ma i ragazzi a scuola devono soffrire. Dico, scusi, ma perché? Perché la vita è sofferenza. Perché da grandi troveranno il capo che li umilia e dovranno accettarlo e quindi non accettare l'umiliazione da me. Dico, ma che bello, che bella prospettiva, quindi noi educhiamo i ragazzi ad accettare il capo che li umilia, non il capo che ti dice cosa devi fare, eh? Quindi noi abbiamo l'idea che la società è fatta di capi che umiliano i sottoposti e diciamo ai ragazzi, non solo non ribellatevi, no, ti umilio anch'io. Allora, io ho l'impressione che questa gente abbia in realtà voglia semplicemente di esercitare il loro potere, abbia semplicemente voglia di trattare male i ragazzi e trovo che spero che non ci creda veramente queste giustificazioni pseudo-sociologiche. Ma noi dobbiamo creare dei ragazzi, aiutare i ragazzi a diventare grandi dicendo se il capo mi umilia vado ai sindacati, se il capo mi umilia entro in sciopero, lo denuncio, non, vabbè, d'altro canto che i professori mi trattavano così. Stiamo scherzando, ma che idea di scuola e di società abbia? Io credo che siamo di fronte a persone che hanno un'idea di società che è questa, no? Io comando, tu obbedisci, non dire niente, e naturalmente più in basso sei nella scala sociale, più ti posso schiacciare. Noi abbiamo una fortuna,
che la Costituzione non dice questo. Noi non andiamo nella scuola, noi come anche, non andiamo nella scuola a portare un'ideologia, noi andiamo nella scuola a portare la Costituzione che è stata approvata dal Parlamento e che è ancora in vigore, che è il testo sacro della democrazia. È tutto scritto lì. Noi non portiamo un'opinione, quando Smuraglia diceva che il fascismo non è un'opinione, no? E certo, c'è una violenza, ma noi non portiamo un'opinione, noi portiamo la Costituzione, la Carta Costituzionale, e chiediamo che venga applicata a scuola, rispettando i diritti dei bambini e dei ragazzi, dei bambini e delle ragazze, degli studenti e delle studentesse, alleandoci con la parte migliore. Chiudo, lasciando spazio alle vostre domande rapidamente, così non ho un po' di tempo per discutere. Io penso che nella scuola ci siano tanti bravi insegnanti che stanno soffrendo perché vedono che le cose non vanno come dovrebbero andare, tanti che sono stanchi, sia quelli un po' più avanti negli anni che non ne possono più, sia quelli più giovani che sono entrati con grande entusiasmo, si trovano di fronte a un meccanismo che è terrificante. Ma sapete che io, un ragazzo 20 anni all'università, viene da me e mi dice: sa prof, io non sono giusto. Dico: beh, cosa vuol dire? Perché io sono dislessico, discalculico, disortografico. Dico: senti, sediti un attimo qua, tu non sei dislessico, tu hai incontrato la dislessia che è un problema nella tua vita, ma tu sei un ragazzo di 20 anni, uno studente, un giocatore di calcio, un figlio, un fratello, un fidanzato. Sei queste cose, non sei la tua patologia. Ma io mi sono chiesto, ma per portare un ragazzo di 20 anni a dire io non sono giusto, perché sono dislessico, che lavoro è stato fatto? Come gli è stata presentata la diagnosi? Come gli sono stati presentati i mezzi di dispensatività? Ragazzi, quel poco spiegato nel vostro compagno, gli diamo mezz'ora in più perché è dislessico. E io poi vedo i risultati finali, quei ragazzi distrutti a 20 anni, al quale devi dire: allora, un attimo, no? Vediamo cosa vuol dire dislessia. Tanto cominciamo a cambiare nome, perché continuiamo a chiamarle dis, vuol dire che c'è qualcosa in meno, ha un certo rapporto con la scrittura, con la lettura, non c'è nessun problema. Leonardo da Vinci aveva un pessimo rapporto con la lettura e la scrittura di Leonardo da Vinci, vediamo come superare questa cosa. Vedi, io sono mio, io scrittore con occhiali non ci vedo, e allora gli occhiali, no? Non mi sento inferiore, sono mio, scrivo di assoluto come professore. Ma capite che dovrei arrivare a fare una cosa del genere su un ragazzo che è arrivato a dire io sono sbagliato, io non sono giusto? È terrificante, no? Perché vuol dire davvero che la scuola in quel caso ha creato disparità sociali. Non solo non ha agito per eliminare l'articolo 3 della Costituzione, ma le ha create le disparità sociali. Questo non è accettabile. Una scuola della Costituzione non è accettabile. E il nostro contributo è calma, educatamente, senza arroganza, però fare emergere queste cose. I ragazzi, quando hanno fatto il percorso con noi, sapranno a memoria il nome dei partigiani uccisi a Roma? Sì, ma forse diranno: vabbè, ma questi perché li hanno uccisi? Perché hanno avuto il coraggio di lottare contro le prepotenze. Oggi non rischiamo di essere uccisi per lottare contro le prepotenze, però possiamo farlo lo stesso, no? E quindi la prepotenza dell'allenatore, del demagogo, della stampa e anche di un insegnante, non la devo subire, e trovo un modo oggi, violento naturalmente, democratico. E quindi, quando elenco i miei rappresentanti di classe, dico: beh, posso dire loro, ma per alcune cose non dobbiamo accettarle. E quindi vediamo la compresa, facciamo l'assemblea, facciamo tutto ciò che possiamo fare, sempre più a rischio, perché guardate che il prossimo passo di questi signori che ci governano sarà l'attentato alla libertà degli studenti. Vedrete, se non arriveranno a discutere gli organi collegiali, il diritto di riunirsi in assemblea, pian piano, insomma, sanno che non, e arriveranno lì, e dobbiamo essere pronti subito, anche riferimento a questo ragazzo dell'altro giorno, che no, questi diritti non si toccano. Il che non vuol dire che noi vogliamo che i ragazzi in classe facciano quello che vogliono e sfacciano la scuola, che non è questo naturalmente, però il diritto dei bambini e dei ragazzi a dire la loro rispetto alla scuola, noi dobbiamo sostenerlo, e questo è dentro la carta di diritto dell'anno. Perché è detto la Costituzione? Perché non possiamo accettare la sofferenza dei ragazzi e delle ragazze, come abbiamo visto all'inizio di questa nostra chiacchierata. Io mi fermo e do la parola a voi. Grazie.